L'intervento di Renato verterà su Como, sui 40 anni di iniziative per la pace da parte del Comune di Como, dall'adesione all'Associazione Internazionale dei Sindaci per la Pace, contestuale a quella che è l'edificazione del Monumento alla Resistenza fino ai giorni nostri. Concluderà poi il suo intervento con il rilancio di Como, città messaggera di pace, in ottica dell'80° della Liberazione.